Non avete ancora dei dubbi nell'utilizzo di carte e sistemi di pagamento in mobilità? Comodità e sicurezza a portata di tasca e anche del vostro smartphone. Scopriamo insieme questi strumenti. Le carte di pagamento sono state uno strumento utilissimo e sicuro anche durante il lockdown. La carta di debito, ad esempio Bancomat, è stata utilizzata per più lievi pagamenti e ha evitato di creare assembramenti più eccessivi agli sportelli. La carta di credito invece si può utilizzare anche online e ha il vantaggio di avere un unico addebito sul conto il mese successivo. La carta prepagata infine è un ottimo modo per controllare le spese. È lo strumento ideale per i minori perché consente ai genitori di verificare i movimenti. La si può ricaricare e la si utilizza anche in Italia e all'estero. Quando si parla di sicurezza non bisogna mai abbassare la guardia. Per aumentarla è consigliabile attivare gli alert per gli utilizzi che si possono ricevere tramite SMS oppure direttamente sull'app dedicata. La prudenza è sempre il principio fondamentale da seguire. Con lo smartphone e l'innovazione tecnologica sono aumentate le possibilità di pagamento, non solo tramite le carte ma anche con lo smartphone. Avvicinando semplicemente lo smartphone al POS dell'esercente. Quando avete un conto in sospeso con un amico che vi ha anticipato i soldi di un regalo o a cui dovete la metà di una cena, è possibile utilizzare degli strumenti che consentono il trasferimento di denaro dal proprio smartphone ai contatti della propria rubrica che hanno aderito al servizio. La BCC è una banca attenta all'innovazione digitale. Gli smartphone ormai hanno raggiunto una diffusione capillare e la tecnologia serve per integrare i pagamenti agli strumenti a noi più familiari. Se vuoi scoprire di più sulle carte e sui pagamenti in mobilità, clicca il link e continua a seguire la pagina BCC e i nostri video sull'educazione finanziaria.